Buon pomeriggio a tutti e benvenuti al Giovanni Paolo II che finalmente rivede il suo pubblico. Il Nardò affronterà la Puteolana, un avversario molto giovane della rinascita. Il campionato è ancora lungo. Il primo pallone sarà toccato dalla Puteolana. Adesso sì, è cominciata Nardò Puteolana ed è pronto ad andare Scialpi. Parte Scialpi direttamente in porta, una deviazione, il pallone non è entrato, dice l'arbitro. Piacente prova ad entrare in area, Piacente cost to cost lo tocca a calcio di rigore per fallo di Palazzo. Parte Cavaliere, Milli disinnesca Cavaliere, si rimane sullo 0-0. Buona palla per Cancelli, la mette in mezzo, il colpo di testa di Massari, il Nardò passa avanti 1-0 con il gol di Massari. Alla mezz'ora la sblocca Massari. Pronto ad andare sul secondo palo Scialpi. Fa Scialpi sul secondo palo, poi il pallone allontanato, la conclusione che sfiora l'angolino. È cominciato il secondo tempo di Nardò Puteolana. Piacente, servito tramite un rimpallo. Piacente, il cross, secondo palo Sepe e poi Milli senza problemi. Attenzione al buco, Festa prova ad inserirsi, calcia Milli. Respinge ma non trattiene, poi Mengoli, Cancelli, zona tiro, lo prova, esce di pochissimo questo pallone, era una buona soluzione. Stranieri, bella questa palla per Caputo che si coordina, non prende l'angolino, grandissima occasione per il sinistro di Antonio Caputo. Nardò è tutto dietro a difendere questo 1-0 preziosissimo, palla nel mucchio, Milli. Valsano travolto, c'è calcio di punizione, arriva un cartellino rosso, espulso per gomitata Monteleone. Arriva il triplice fischio, si interrompe il digiuno di punti del Nardò che batte 1-0 la Puteolana. Avrebbe meritato anche di più, una partita dominata